Intanto quei malvagi, piano piano, un po' di educazione la impareranno, tralasceranno re i costumi suoi, diverranno educati come noi. Sento che civilizzare tu li vuoi, pagherei di sapere come farai. Fammi piacere, dimmi come puoi, agli altri regala ciò che non hai. Primo di tutto civilizza i tuoi, perché se una statistica tu fai, troverai fra gli italici abitanti il 70% di ignoranti. Dunque, senti Maria, questo è un contrasto, no? Sì, È contrasto tra la Patrizia e e la la plebea plebea. sulla guerra, no? Sì. Io Il contrasto è una cosa che si faceva spesso. Te dove l'hai sentito l'ho questo? sentito a Stia cantare. E si faceva sulla piazza di In solito oppure piazza. anche in altri No, posti? in piazza e poi in altri posti. L'ho sentito nelle campagne. L'ho Questo ti sentito. ricordi quando l'hai sentito? Questo che qui l'ho sentito. Perché è molto lungo, si è anche trasformato, ha fatto delle aggiunte. No. Vuoi sapere il millesimo? Beh, se ti ricordi più o meno nel Nel 33, sicuro. 33, eh? Te che ti ricordi quando eri piccina, per esempio, a casa tua? Si cantava per così la sera, si cantava E si per. cantava, sì, raccontavano le novelle, raccontavano delle paure, dei pochi flauti, allora. Ora c'hanno la televisione, c'hanno la radio. E di queste canzoni sono andate tutte a finire. Sono andate a finire. Allora si raccontava lì, hanno visto il diavolo, di là hanno visto la Madonna, di là hanno visto la processione, e quello ha avuto paura, quell'altro. Senti, ma questo contrasto, per esempio, i contrasti dove si facevano? Si facevano la sera a veglia sulle cose nuove o c'erano improvvisatori via No, in questo casentiero? contrasto io l'ho sentito, l'ho detto, Sì, prima volta ho niente. sentito questo contrasto, l'ho sentito giù in Maremma, ma e si sale la Stia. Proprio stia giù, come sarebbe qui, ci sono le gente che stanno in paese, ma poi su c'è la campagna, su tutta nelle colline. Poi che c'era questa fabbrica, questa cosa dei C'è questa, telai e sì, questi telai, poi tagliatori, tagliatori, eh? Cioè tuo poi babbo era tagliatore, c'era poi c'era. la sorgente, poi c'è la segheria, che ci lavorava tanti operai, ma E ora? a tagliare non ci va più nessuno, perché sono tutti impiegati lì, lavorano lì, perché il mestiere di tagliatore era l'ultimo pane, era come quello delle miniere. Quelle canzoni tagliatori non ti ricordi nulla tra tante, eh? O E ti ho canzoni di che detto, partiva in Maremma o Stornelli o qualche cosa così. dice quando il tagliatore va a Maremma, dice, gli Canta. dicono. No, senza cantare, questa è ragionata. Quando il tagliatore va a Maremma, dice, scappa uno, quello che sta un po' meglio, dice, oh te, dice, dove tu vai? Ci va a Maremma! Aveva preso un po' di forza. Quando ritorna, dice, dove tu sei stato? Sono stato a Maremma. Le forze gli erano finite, dalla stanchezza e malestare. E di Stornelli non te ne ricordi? Perché io so che c'era gente che si pagava il biglietto del treno agli amici anche No. cantando, eh? Che andava giù. Io so quando il pecoraro va a Maremma, mi pare. Canta quella, per esempio. Sì, quella si può Quella è uno registrare. stornello, sì, cantiamolo.